Scatta la proroga annuale del contratto lavorativo con la delibera approvata dalla Giunta Surdi lo scorso 30 dicembre per 395 impiegati del comune di Alcamo che hanno contratti a tempo determinato e part-time e quindi sono in condizioni di precariato lavorativo. Si tratta di una proroga che potrebbe essere rinnovata il prossimo anno fino al 31 dicembre 2018 in attesa di concretizzare il processo di stabilizzazione, ma è ancora presto per avere certezze in tal senso. Proroga contrattuale anche per 174 persone in servizio al comune per attività socialmente utili. Il resto del personale comunale è composto da 202 unità con contratto a tempo indeterminato. Ascoltiamo l'assessore comunale Fabio Butera. Buongiorno, innanzitutto possiamo dire che nel 2016 si è chiuso con una buona notizia, perché in effetti è stata una delibera. Sì, che del 30 mi pare, 30 dicembre. Sì, il 30 dicembre. E quindi quest'anno il termine per i contratti a tempo determinato, che riguarda un numero di persone nel comune di Alcamo, conta 395 persone, e tutte queste persone che avevano un contratto con scadenza 31 dicembre 2016, abbiamo prorogato il contratto a tempo determinato nell'attesa che di capire bene come poter fare le stabilizzazioni che anche il governo regionale e il governo nazionale in qualche modo auspicano e promettono ormai da veramente molto tempo. E come si sta muovendo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Suti, di cui lei assessore Butera fa parte, per seguire una linea di razionalizzazione appunto del personale, perché si parla di proroga dei contratti, però bisogna anche capire, seppure umanamente è comprensibile, che c'è bisogno di garantire lavoro a tutti, però soprattutto garantirlo a chi si impegna nel lavoro, no? Certo, ma la garanzia del lavoro è del lavoro, appunto, non del posto di lavoro, come a volte erroneamente viene inteso. Ma io credo che la capacità di far lavorare tutti i lavoratori, di farli lavorare bene soprattutto, è una capacità che appartiene all'organizzazione, quindi alla politica prima di tutto e alla dirigenza. È un processo che con noi è iniziato da 6 mesi, quindi un tempo breve, anche un tempo opportuno per capire quali sono le questioni, e che proseguirà nel corso di tutto il mandato, perché comunque richiede soprattutto, secondo me, delle riorganizzazioni all'interno della macchina, bisogna rendere chiari per esempio gli obiettivi che ha l'amministrazione, che poi debbono diventare obiettivi giornalieri delle persone. E questa è un'azione tra le più importanti che devono essere fatte. Poi bisogna rendere disponibili tutto ciò che riserve, no? Tutto ciò che serve ai lavoratori per poter realmente operare, e anche questo è qualcosa su cui spesso si può trovare anche un ostacolo per poter far bene il proprio lavoro. C'è tutta una serie di questioni organizzative che vanno messe a punto. Poi è chiaro, ce lo diciamo pure, che all'interno di una cattiva organizzazione magari c'è chi può approfittarne, e questo sicuramente è così anche all'interno del comune. Però se noi mettiamo a punto l'organizzazione, io sono certo che tutti i lavoratori diventeranno più efficaci, e la città ne beneficerà e otterrà quei servizi che sono richiesti dalla cittadinanza.